È stata una cosa, un'esperienza nuova, molto bella, molto divertente, inaspettata completamente. Quindi se mi avessero chiesto vuoi condurre un programma, uno magari ci pensa, ma ah, sì, è bello, vuoi fare questo reality? No, grazie, lavoro, vuoi fare una serie scritta? Davvero? Io? E quindi è stata una sorpresa, come tutte le sorprese, come i bimbi quando ti portano qualcosa di inaspettato, ti porta grande gioia, così è stato. Chi interpreta? Raccontaci un po' del tuo personaggio. Allora, Giorgio Mastrota interpreta Giorgio Mastrota, ma il me stesso che vedrete sullo schermo non sono io. Questo sembra un gioco di parole, ma sappiate che è così, perché quello è cattivo, è uno struzzo, ce lo dico in napoletano, cioè no, è veramente capace di dire e fare cose pazzesche, tremende nei confronti di tutti quelli che non sono... Stanno parlando di me, sta parlando Chu, che è il mio alter ego, è il mio compagno di disavventura, un pupazzo che scoprirete. Vabbè, dicevo, Giorgio Mastrota alla fine è così, cattivo, ma cattivo, cattivo, e quindi viene magari travisata questa sua cattiveria, perché no, voi pensate che io sia io veramente a dire quelle cose? No, io sono un buon padre di famiglia, sono il televenditore che voi conoscete, quindi non aspettatevi che io diventi nella realtà così, però sono molto cattivo, sono un massone... E sono riuscito, forse mi ha aiutato a fare un personaggio che è completamente diverso dal mio, pur essendo me stesso. Difficile da capire, però, insomma, avete capito? Bene, bene. Allora, su Fox, dal lunedì sera, lunedì 17, per tutti i lunedì c'è Romolo più Giuli. Se voi doveste guardarla, sappiate che vi arriveranno a casa i materassi, le pentole, una doccia, e non solo, ve la porterò io personalmente, Giorgio Mastrota.